100 anni fa Montichiari ospitava il primo circuito aereo nazionale, ma forse anche internazionale, e nei prossimi giorni, dal 4 al 7 di settembre, ma poi le manifestazioni si seguiranno. Montichiari ancora una volta in prima linea su questo evento, le frecce tricolori, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, ritorneranno, verranno a Montichiari a darci festa. Elena Zanola, sindaco di Montichiari, un evento importante. Un evento importante per il quale dobbiamo ringraziare molti enti, i comuni limitrofi, la provincia di Brescia, l'aeroporto, sia il Catullo che il D'Annunzio e l'Air Club di Montichiari. È un avvenimento grandissimo, clamoroso, per il quale c'è stato un bassissimo sperpero di denaro pubblico, per cui ogni ente ha messo a disposizione ciò che poteva fare attraverso convegni, pubblicazioni di libri. Nel caso del Comune di Montichiari, la pubblicazione di un libro che chiuderà questa serie di eventi, un libro che ridà e restituisce ai cittadini ma anche alle scolaresche di tutta la provincia le cartoline che vennero pubblicate in occasione del centenario e una breve storia del primo volo su Montichiari. E le scuole verranno invitate a produrre una ricerca e nel corso del mese di dicembre le scuole che avranno aderito faranno il loro report nell'occasione, in un momento di chiusura di questo evento, in cui una formella che verrà donata a tutti gli enti che hanno aderito diventerà il monumento che il Comune di Montichiari vorrà posare in ricordo di questo importante centenario. Centenario del primo volo aereo Montichiari, si arriva già verso sull'aeroporto di Montichiari, oggi oramai non più militare ma civile. Vigilio Bettenzoli è il presidente dell'aeroporto di Montichiari. Ecco, avete voluto ospitare questa manifestazione importante, interessante, forse anche con l'intento di dare un ulteriore sviluppo a questo aeroporto. Manifestazione a livello internazionale, credo, perché avremo anche dei mezzi che vengono dall'estero. Beh, diciamo che con questa manifestazione vorremmo dare anche ai bresciani un'idea diversa del nostro aeroporto. Purtroppo negli ultimi anni si è parlato spesso dell'aeroporto forse in termini troppo negativi, non tenendo conto di alcune considerazioni che sono propedeutiche ad un ragionamento se lo si vuole affrontare in maniera seria. Io penso, e fermo, io penso che ci sarà data l'occasione anche attraverso la vostra emittente nel prossimo futuro. Quindi presentare l'aeroporto anche nelle sue caratteristiche di positività. Innanzitutto la base aeronautica di Montichiari fu scelta 100 anni fa, non a caso, fu scelta da professionisti del volo, da D'Annunzio in particolare, proprio per la sua oggettiva mancanza di vincoli e di ostacoli al volo. Quindi è nella brughiera padana, è in una zona dove, come dicevo prima, non ha ostacoli a differenza di altri aeroporti, e quindi nel 1944 poi è stata ripetuta addirittura con l'abbinamento di Ghedi e Montichiari da tecnici tedeschi, quindi ha tutte le caratteristiche per essere presentato in termini positivi. Noi, il nostro impegno che ci stiamo mettendo con il cuore e con la mente è quello di rilanciare il nostro aeroporto per fare in modo che lo stesso sia al servizio della nostra comunità turistica, della nostra utenza, ma soprattutto anche della nostra comunità di impresa, economia produttiva. Quindi non mi meraviglierei se ci fossero dei voli cargo importanti, dei voli internazionali turistici importanti e dei voli di collegamento in Italia altrettanto importanti. Combineremmo queste cose insieme, sarebbe grande soddisfazione da parte di tutti, questo è il nostro impegno. Provincia di Brescia è schierata con numerosi comuni della zona di Montichiari in questa rievocazione centenaria. Un volo importante, quello di 100 anni fa, ma altrettanto importante quest'anno, anche perché riscopriamo un po' questi eventi. Daniele Morgo, presidente della provincia di Brescia. Beh, sicuramente è l'occasione per riportare alla ribalta anche il problema dell'aeroporto di Montichiari. Le manifestazioni comunque sono molto importanti, di grande visibilità. Speriamo che siano un buon viatico per far sì che l'aeroporto riprenda tutto il suo splendore del passato.
ricordiamo che lei è anche sottosegretario alle finanze, le Frecce di Colori saranno ospiti di questo appuntamento, di questa rievocazione, dopo le polemiche di questi giorni che tra l'altro hanno scaturito, non sono scaturite in nulla se non questa rappresentazione in, a Tripoli, vengono sul, sul Garda, vengono da noi ancora in Italia. Sì, ma al di là di questo credo che questo sia un problema di tipo internazionale nel quale non voglio... sul quale non voglio fare commenti. Il problema vero, la questione vera è guardare in questo momento sul nostro territorio, vedere e recuperare l'utilizzo di una struttura che è importante, evidentemente sottoutilizzata, che ha creato più problemi che vantaggi. La volontà è quella di trovare gli accordi con gli aeroporti vicini e con il territorio in modo tale da dare una vera svolta alla gestione del nostro aeroporto. Enzo Trigiani, responsabile insieme a Mario Cherubini di questo appuntamento importante, come si diceva, per Montichiari, per la provincia di Brescia, per l'aviazione in generale. Ecco, il programma è denso, voi avete previsto anche un convegno. Sì, noi ci siamo scavati una nicchia all'interno della locandina e a Carpenedolo il 12 di settembre terremo il convegno sulle ali della storia. Un convegno interessante al quale parteciperà Eugenio Sirolli, che è il figlio di un grande eroe dell'aviazione, lui stesso un appassionato pilota, che ha fatto il remake del volo su Vienna del D'Annunzio. Quella sera parleremo di D'Annunzio, parleremo anche di altre cose con gli ospiti che senz'altro hanno già dato la loro disponibilità a venire, e credo che mancare sarebbe un vero peccato. Con grande piacere che ascoltiamo le parole di Fabrizio Paganella, che è il sindaco di Castiglione Stiviere, provincia di Mantova, ma Castiglione confina con Montichiari, quindi gli aerei quando passano Castiglione fa parte del territorio, e questa manifestazione vuole abbracciare un po' tutti questi comuni, ma soprattutto una manifestazione che ricorda i 100 anni dell'aviazione. Castiglione ha visto l'evolversi di queste situazioni, è praticamente un paese bresciano, perché forse è più bresciano che mantovano. Ecco, questa è una situazione importante. Sì, senz'altro. Castiglione è molto legata, come ha detto lei, a Brescia per ragioni storiche, economiche, logistiche, e quindi seguiamo con grande interesse l'evoluzione dell'aeroporto di Montichiari, sia nelle manifestazioni che ne ricordano l'importanza storica per il nostro paese, che poi nell'evoluzione pratica che dovrà condurre al lancio di questo aeroporto e dell'attività di trasporto. Ecco, si parla di sviluppare, diciamo parola buona, sviluppare questo aeroporto, cioè renderlo un pochettino più attivo. Bettinzoli ci sta mettendo tutta, ecco, lei che suo comune, ovviamente nel vostro piccolo, siete sempre d'accordo? Sì, certo, è un'opportunità importante per tutto il territorio allargato delle province di Brescia, di Mantova e di Cremona, in modo particolare ovviamente per Castiglione delle Stiviere e l'Alto Mantovano, che ha un'importante e diversificata struttura industriale e quindi potrebbe usufruire di questa infrastruttura aeroportuale, se ovviamente funzionante a pieno ritmo.